Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, è questo l'analisi corretta, Lina Palmerini? No, io diciamo passo alle conseguenze di quello che ha appena detto Italo Bocchino, ossia Truzzo non è riuscito a, come dire, sanare quel malcontento. Bene, la scelta della Meloni è stata una scelta sbagliata, perché invece ha pensato di poter essere lei, esponendosi in prima linea a favore di Truzzo, a poter sanare quel malcontento di cui abbiamo appena parlato, e questo dimostra che le leadership non riescono a sanare le fratture, cioè non ci sono delle leadership taumaturgiche. Ma non è un malcontento politico, ma non ci sono delle leadership che riescono a sanare un malcontento, perché il malcontento si presenta alle urne. Quindi il segnale che arriva a Meloni, sia nel caso che dovesse perdere, sia nel caso dovesse vincere di misura, e che bisogna, che deve fare più attenzione, diciamo, alla cura del paese e a tutte le fratture del paese, cioè che non va bene più raccontare questo come un'Italia in cui va tutto bene, in cui sulla sanità sono stati aumentati i fondi, e che i trattori protestano però è colpa dell'Europa, e che comunque perché ci sono delle sacche di malcontento che poi alla fine fanno sentire il loro malcontento alle urne, quindi vanno rappresentate dal governo, vanno rappresentate dal centrodestra. Allora, ho capito, ma ha sbagliato candidato pensando che un candidato sbagliato non ce l'ha fatta, ma è lei che ha voluto coprire, diciamo, un candidato che non funzionava, sì, e questa copertura non ha funzionato. Ricordiamo, chiediamo